Salve a tutti, benvenuti da Tecnoeyes. È appena arrivata una telecamera per interno della Siptronix. È praticamente una telecamera modello 750C. È una telecamera realizzata in plastica. È una telecamera per interno, si alimenta con un trasformatore a 5 volt. Un'ottima soluzione nel caso in cui non abbiamo internet a casa e con questa potremo collegarci a distanza. Ovviamente bisogna utilizzare una SIM data da inserire all'interno della telecamera, ma andiamo a vedere come è realizzata. Ed ecco qui, vediamo cosa c'è al suo interno. Abbiamo un manuale utente con 5 lingue, compreso l'italiano. Abbiamo qui un kit di installazione con la staffa a soffitto, i tasselli e una pinzetta per l'estrazione della SIM e della micro SD. Abbiamo un cavo Ethernet RJ45 per la connessione via cavo al modem, se non la volete connettere con la SIM. Abbiamo la staffa a parete, questa è un'ottima cosa, di solito queste staffe le si comprano, invece qui è compresa nel pacco. Poi abbiamo un alimentatore da 1,5 ampere a 5 volt. E qui abbiamo il cavo USB di tipo C. Ed ecco qui la nostra telecamera. È una telecamera molto simile a quelle presenti già sul mercato come design. Ha un'antenna un po' più lunga anche perché questa utilizzerà il sistema GPRS per collegarsi alla linea dati, quindi a internet con la SIM. Qui sotto è dove c'è praticamente il supporto per la SIM e se notate già c'è qua dentro. Eccola qua. E abbiamo anche il supporto per la micro SD e il pulsante di reset. Qui sul fronte abbiamo, oltre i LED infrarossi per la visione notturna, anche dei LED con luce bianca per rendere a colori la visione notturna. Quindi durante le ore notturne possiamo anche vedere a colori. Abbiamo qui il microfono e lo speaker sul retro. Questo ci permetterà di appunto di avere anche una comunicazione bidirezionale, quindi con l'audio. La telecamera si può muovere su e giù, destra, sinistra. Qui sul retro abbiamo appunto la porta RJ45 per collegarla via cavo al modem e qui per alimentarla. Come notate, questa è una telecamera anche che può stare benissimo su un comodino o comunque su un supporto piano, ma se volete montarla sulla parete o sul soffitto, potete farlo grazie al montaggio della staffa. Ma andiamo a vedere le caratteristiche. Insieme diamo alimentazione alla nostra telecamera e scarichiamo l'applicazione Seatronics Pro. Ok, avremo questa schermata. Qui sotto abbiamo il tasto di reset, lo premiamo per una decina di secondi. Sentirete questo suono qui. Questa è la schermata che comparirà quando avete creato l'account con un'email e una password. Poi si farà aggiungi. Dobbiamo scegliere il tipo di telecamera che abbiamo. La nostra, appunto, è una 4G. Ci chiederà di scansionare il QR code posto sulla telecamera. Come notate, fa un check delle posizioni degli encoder della telecamera ed è pronta all'utilizzo. Ok, siamo arrivati a questo punto. Uscirà praticamente l'ID della nostra telecamera e uscirà la password di default. Gli diciamo dove si trova la nostra telecamera. Come notate, già online dobbiamo cambiare la password, quella di default. Parte un breve tutorial.
Possiamo sia parlare, possiamo registrare direttamente sul nostro telefono, possiamo parlare, possiamo scattare una foto direttamente sul nostro supporto. Questo qui servirà per la movimentazione destra, sinistra, su e giù. Questa è la qualità. Possiamo zoomare, possiamo ribaltare destra, sinistra o flip. La dobbiamo ribaltare quindi nel caso in cui la montiamo a soffitto. Qui possiamo migliorare, diciamo, la qualità dell'immagine in base allo zoom e la messa a fuoco. Possiamo dargli la posizione preimpostata, cioè noi la possiamo muovere o comunque quando fa il tracciamento della persona, poi dopo successivamente ritorna alla posizione impostata. Qui vabbè, registriamo i volumi di ingresso e uscita, quindi microfono e uscita. Qua possiamo accendere, possiamo selezionare vari tipi di attivazione dei LED durante le ore notturne, quindi infrarossa, colore o modalità intelligente. Fa lui in base alla luminosità dell'ambiente in cui è montata. Tutto questo è il tracciamento intelligente attivo. Qua vediamo le altre impostazioni. Ovviamente possiamo avere e ricevere dei push durante il rilevamento del movimento. C'è anche l'allarme del movimento. Qui possiamo scegliere la sensibilità. Come avete notato, non ho montato una micro SD, attualmente registra sul cloud. Il cloud è un servizio a pagamento. Se dovete montare la micro SD, quindi potrete selezionare localmente le immagini. Qui possiamo anche attivare la sirena in caso viene rilevato un movimento. Qui abbiamo le impostazioni video basati su due flussi. Ovviamente il primo flusso ha una qualità molto più alta. Le impostazioni della micro SD, qua potete formattare e vedere quanta memoria c'è e potete rendere conto se formattarla o no. La telecamera realizzerà dei frame di registrazione. Qua è dove impostare l'ora e questo se dovete condividere la telecamera con altri account, quindi con altre persone. La connessione è stabile, tenete conto che sto all'interno di un garage e comunque sta prendendo bene. Qui potete notare la potenza del segnale in 4G. Comunque questa qui potrebbe essere una buona alternativa in cui non avete un collegamento a internet e quindi con una SIM dati potete tranquillamente videosorvegliare l'area interna della vostra abitazione. Ricordo che è una telecamera per interno, non per esterno. Per esterno ci sono altre telecamere, sempre prodotte dalla Seatronics, che sono anche delle buone e valide soluzioni. Vi lascerò il link giù in descrizione dove trovarla. Ovviamente c'è anche il codice sconto. Per qualsiasi altra informazione potete scrivere nei commenti. Spero che questo video sia stato utile. Grazie da Tecnoice.